in questo numero del TG Giovani. Se il telefono squilla, bisogna correre. Agli adolescenti piace la fisica. Sessualità, sempre più giovani gender fluid. Ecco cosa significa. Ciao ragazzi, sono Anna e dopo qualche giorno di vacanza sono tornata qui nella mia scrivania per raccontarvi le tre notizie di questa settimana. Per la prima notizia vi faccio una domanda. Voi come tenete il telefono? In silenzioso o a tutto volume? Vi ho fatto questa domanda perché nel Regno Unito per qualche minuto tutti gli smartphone hanno squillato insieme. Non è una cosa successa a caso, infatti il Regno Unito ha deciso di fare il primo test su scala nazionale del nuovo Emergency Alert System, un meccanismo di avviso che il governo ha deciso di utilizzare per avvisare i cittadini in caso di inondazioni, incendi o eventi meteo estremi. Ora passiamo alla seconda notizia. Siete delle fan di Ed Sheeran? Beh, sappiate che in un tribunale di New York ha iniziato da pochi giorni il processo contro Ed Sheeran. L'accusa sarebbe quella di violazione del copyright, infatti alcune parti della sua hit Thinking Out Loud sarebbero simili a Let's Get It On di Marvin Gaye, pubblicata nel 1972. Cosa ne pensate? E siamo arrivati all'ultima notizia di questa settimana. Secondo voi, quante ore passiamo all'anno sui social? Secondo un sondaggio è emerso che le persone passino il 38% del loro tempo online a navigare sui social. In particolare, nel 2022 abbiamo passato 23 ore e 28 minuti al mese sui social, mentre a livello mondiale 282 ore all'anno. Queste erano le tre notizie di questa settimana. Speriamo che vi siamo stati utili. Da Radio Immaginari è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, non so se ve ne siete resi conto, ma manca poco più di un mese alla fine della scuola. Ok, non voglio mettervi ansia, però se state andando male in fisica e non sapete come fare colpo sul vostro prof, potete proporgli questo esperimento. Oggi sono venuti a trovarci a Castelguelfo di Bologna alcuni radioamatori. Sono dei super appassionati di radio. Tramite le onde radio fanno collegamenti con persone da tutto il mondo. E no, rega, non usano né i giga né il telefono. Insieme a loro abbiamo costruito un'antenna per monitorare tutti gli aerei che passavano sopra la nostra testa senza internet. Tra l'altro, poco tempo fa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato di voler cambiare il metodo di insegnamento delle materie scientifiche a scuola. A proposito di questo, anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha detto che per avvicinare noi adolescenti allo studio della fisica dobbiamo prima fare delle cose pratiche. E se lo dice lui! Quindi, tornando al nostro esperimento. La prima cosa che abbiamo fatto è stata calcolare la lunghezza dell'antenna. Io non ero molto bravo, ma vabbè. Poi abbiamo tagliato con molta difficoltà il cavo di rame, che, come ci hanno spiegato, è importante per la trasmissione radio. Una volta costruita la nostra antenna, l'abbiamo collegata al PC e tramite un software siamo riusciti a vedere in tempo reale tutti gli aerei che stavano passando sopra la nostra testa. C'è chi andava in Polonia, chi andava in Irlanda. Insomma, raga, il primo collegamento senza fili è stato fatto nel 1895 da Guglielmo Marconi ed è stato bello tramite radioamatori vedere quanto le sue scoperte siano ancora attuali. Provate a proporre questo esperimento al vostro prof di fisica e fateci sapere se ha funzionato. In bocca al lupo per questo ultimo mese di scuola da tutti noi di Radio Immaginaria. Ci sentiamo alla prossima. Ciao! Nessuna etichetta, nessun genere o forse tutti insieme. Identità fluida. Ovvero una pluralità di sfumature che porta a dribblare la categoria uomo-donna, collocandosi esattamente nel mezzo, come spiegato da Ruby Rose, protagonista della terza stagione della fortunata serie TV Orange is the New Black. Sempre più adolescenti, dicono ricerche recenti, vivono da gender fluid, una condizione che riguarda la percezione di sé e non ha nulla a che fare con l'orientamento sessuale. Ne abbiamo parlato con esperti e giovani. L'orientamento sessuale ha a che fare proprio con chi mi piace, no? Mentre l'identità di genere ha a che fare con chi sono io. Sono due aspetti che si intersecano tra loro, ma non sono la stessa cosa. Chiaramente c'è la tendenza a pensare che i gender fluid possono avere molte più esperienze anche dal punto di vista sessuale, ma non è detto che sia così, perché i gender fluid identificano più una fascia d'età legata all'adolescenza, quindi una fase di passaggio in cui non è chiaro ancora la propria identità, e quindi non è detto che poi ci sia una sperimentazione nella sessualità. Ci sentiamo quasi quasi stretti in delle norme eteronormative che quasi quasi non sono state scelte da noi, ma ci sono state imposte. È questo che secondo me rende l'identità fluida una cosa molto importante.
la società ci impone in realtà il genere femminile e maschile, e invece l'identità fluida è la comunicazione di questi due generi, la non per forza categorizzazione, ma la possibilità di essere tutti o di non essere nessuno. La difficoltà maggiore per i gender fluid è quella di comunicare al mondo esterno la propria identità sessuale. Io e molti miei amici ci possiamo definire sotto questo grande cartello. Questa comunicazione diventa più semplice negli ambienti amicali, ma più complessa a volte in quelli familiari. I genitori dovrebbero in questa fase supportare i figli nel tempo che per loro è necessario prendersi per comprendere chi sono. Il sostegno da parte della famiglia è fondamentale per non sviluppare poi delle patologie dal punto di vista psicologico, di tipo depressivo, di tipo ansiogeno, quindi per avere un benessere psicologico. Io penso che sia più una questione legata alle esperienze che il singolo individuo fa. Le esperienze possono essere catalogate come positive, come negative, indipendentemente dal proprio genere, dalla propria identità sessuale. Parlare, ecco, di effetti positivi e di effetti negativi legati a questo problema, perché non parlarne anche legate, ecco, ad una dimensione, diciamo, di eterosessualità?